siamo alla Corale Verdi, c'è anche Giuseppe Verdi qua di fianco, però c'è anche Tommaso Corradi che ha vinto il premio Erasmo Mallotti. La tua soddisfazione dopo che ti è stato consegnato questo premio? Sono molto emozionato, è un premio molto prestigioso, forse il premio più importante che io abbia mai vinto finora. Spero che sia il primo nella lunga serie e farò il possibile per vincere altri, anche se meno prestigiosi, ma farò il possibile per vincere gli altri. Ma cosa hai fatto per meritare questo riconoscimento dei veterani dello sport? L'anno scorso ho fatto un'ottima annata, grazie anche agli allenatori che mi hanno seguito fuori e dentro il campo, e poi ho giocato bene diverse partite. Ma quindi mi è stata data molta fiducia dai miei allenatori e anche dai presidenti del Parma. Parliamo soprattutto di Fausto Pizzi, mi sembra di capire, sì, no? Fausto Pizzi come allenatore della squadra e Luca Bucci come allenatore dei portieri, che a fine anno è andato a allenare la Serie A. Della Serie A. Ecco, che insegnamenti ti aveva dato Bucci a suo tempo? Soprattutto mi ha messo a posto con la testa, perché mi ha un po' squinternata. Sì, mi ha messo a posto con la testa e più che altro mi ha insegnato ad essere uomo, ad essere prima uomo poi un atleta. Certo. È una cosa importante. Certo, e tu ti senti di condividere questo premio anche con i tuoi compagni oppure dici no, sì, è mio? È sicuramente il merito anche dei compagni dell'anno scorso, della stagione scorsa, perché è lì che ho fatto le cose più belle, dove ho giocato meglio finora. E ringrazio dal più forte a quello che ha giocato meno l'anno scorso. Certo, senti, per quanto riguarda così la Serie A, ogni tanto ti capita di seguire le partite? Hai un modello? Chi ti piace? No, io non ho nessun modello in questo momento e credo che ognuno debba sfruttare le proprie potenzialità al massimo. Senti, la tua trafila com'è stata? Da dove arrivi? Arrivo, ho iniziato a giocare a calcio in porta all'età di 10 anni nella squadra Montebello. All'inizio non giocavo perché c'erano 5 portieri. Dissi all'allenatore che non importava giocare ma solo allenarmi per divertimento. Poi è arrivato il mio momento, mi ha fatto giocare, in un anno sono stato chiamato dal Parma e quest'anno è il terzo anno che gioco nel Parma. E sei sempre stato tra i pali, non è che qualche volta sei uscito fuori? Sì, ho giocato da più piccolo, quando ero piccolo, da 6 anni agli 8 anni giocavo in attacco, fuori dai pali. Poi sono fermato per 2 anni a causa di problemi di crescita ad un ginocchio e ho fatto pallanuoto per 2 anni. Ho capito. Comunque i migliori poliziotti sono i ladri, nel senso che se facevi l'attaccante poi sei andato a fare il portiere, conosci un po' tutti i segreti. Sì. Sì, anche se non ero sicuramente portato per fare l'attaccante o altri. Ho capito. Senti, tu sei tifoso del Parma naturalmente. Sì, da quando sono piccolo. Ah, da quando sei piccolo. Quindi insomma stai seguendo un po' insomma gli ultimi movimenti, che dire? Beh, l'allenatore che è arrivato, abbiamo parlato tra gli allenatori dei portieri e i giocatori, tra la squadra, tra altri portieri anche più giovani, anche se non ha avuto grandissimi risultati con le altre squadre. Per altre squadre credo che Parma sia un'ottima piazza per cui fare bene, che potrà fare sicuramente bene. Perfetto, allora grazie mille e mi raccomando, in bocca al lupo, cerca di continuare sulla strada intrapresa. Ok, grazie. Okay. Ciao.